Sì, ricordiamo che è la prima elezione con la nascita di un'industria e quindi ho questo piacere, questo onere di rappresentare il territorio di Dino all'interno della grande casa di un'industria, che è la più grande associazione di categoria delle imprese, e quindi cercheremo adesso di portare i fatti anziché le parole a sostegno e aiuto dei nostri associati. La squadra ormai è ufficialmente partita al lavoro, credo che le polemiche le possiamo lasciare alle spalle, sono servito ogni volta quale un'associazione ha un democrazia all'interno e quindi l'elezione è l'associato che decide il destino delle nostre associazioni. Noi siamo pronti a prendere questo incarico importante e gravoso in un momento in cui finalmente forse si vede lo spiraglio di un'uscita dalla grande crisi che ha colpito dal dopoguerra il nostro territorio, la nostra nazione, e quindi cercare di metterci al lavoro nel sostegno dei nostri associati e di tutto il territorio per poter essere dei facilitatori nella ripresa, speriamo, degli investimenti da fuori e dentro il nostro territorio. Noi siamo la seconda territoriale più importante in industria dopo Roma, siamo il polo metalmeccanico, produttivo, chimico-farmaceutico, agroalimentare, quindi abbiamo tutte le risorse al nostro interno per poter vedere in maniera ottimistica il futuro. E chiediamo, se è possibile, e ci mettiamo a disposizione in tutto quello che possiamo fare, di rimetterci promotori dell'idea della irrigazione della Roma Latina, quindi della Pontina, perché essendo un polo di produzione, questo è il polo metalmeccanico e produttivo della Regione Lazio, a noi serve poter trasmettere le merci e le persone in tempo più veloce. Non possiamo metterci più tempo ad andare da Roma in Germania da quanto ci si mette da Latina a Roma, quindi è fondamentale. In tutto quello che potremo fare saremo sempre partecipi in questo. La Camera di Commercio, l'unica cosa che si può dire in questo momento, credo che sia ottimisticamente di lavorare a sostegno della Camera di Commercio, che è un altro ente fondamentale, nella quale vogliamo dire che per una Camera di Commercio forte bisogna avere un'industria forte. Noi siamo pronti, forti da un punto di vista progettuale, per poter far sì che gli associati di un'industria di Camera di Commercio possano avere le maggiori ricadute in termini di facilità di impresa e di aiutarli. Oggi ci siamo e vogliamo essere propositivi.